benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. In un'intima confessione a Verissimo, Manila Nazzaro, l'ex reginetta di bellezza e personaggio televisivo, ha gettato luce su un passato amoroso tempestoso e su un presente in cui il cuore batte di nuovo forte. Silvia Toffanin, conduttrice dell'amatissimo talk show, ha ascoltato e guidato il dialogo attraverso le rivelazioni di Manila, affrontando senza timori i dettagli scottanti delle vicissitudini sentimentali della sua ospite. La Nazzaro non ha esitato a immergere gli spettatori nelle acque tumultuose del suo passato, delineando con precisione il calvario vissuto al termine della sua storia con Lorenzo Amoruso. Nonostante le apparenze, sottolinea l'importanza dell'autenticità e della consapevolezza di sé, qualità che ha mantenuto durante la sua partecipazione al Grande Fratello, un periodo che ha segnato una svolta critica nella loro relazione. Non aveva bisogno di essere completata, ma illuminata, ha dichiarato Manila, mettendo in luce come la percezione di Amoruso nei suoi confronti sia mutata drasticamente al suo ritorno dal reality show, portando a incomprensioni e tensioni. Il crescendo di dispute, le parole offensive e una spirale di litigi hanno definito il declino del loro legame, spingendo Manila a prendere una decisione definitiva e risoluta. Tra giugno e dicembre, ha maturato la scelta di porre fine a una relazione che era diventata fonte di sofferenza, non senza che questo provocasse ulteriori colpi bassi e attacchi da parte del suo ex partner. Ma la vita e l'amore trovano sempre una via, e Manila ha aperto il suo cuore a un nuovo inizio, accanto al ballerino Stefano Radei. Il loro incontro, nato e cresciuto tra le mura di una casa in trasloco, e il susseguirsi dei giorni, ha offerto a Manila non solo una nuova opportunità sentimentale, ma anche un porto sicuro nei momenti di sconforto e panico. Nonostante una certa ritrosia iniziale, Manila si è lentamente lasciata andare all'amore di Stefano, trovando un supporto sincero e costante anche nel suo circolo di amici. La loro storia, apprezzata e benedetta anche dagli amici e dai figli di Manila, sta proseguendo serenamente sotto lo stesso tetto da alcuni mesi, portando un soffio di leggerezza e felicità nella vita di entrambi. Nel dischiuso racconto televisivo, Manila Nazzaro ha consegnato un messaggio potente sull'importanza di proteggere la propria autenticità e il proprio benessere emotivo, illuminando al contempo la capacità di rialzarsi e accogliere nuove possibilità che la vita ci offre, sottolineando la forza e la determinazione di cui è possibile fare scorta, anche nei momenti più bui della propria esistenza sentimentale. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie!